Questa è una foto di Laura, qui credo abbia 19 anni, era quando era in Africa, è andata là con la famiglia. Questa è lei piccolina invece. Un'eredità senza testamento. Questo titolo che abbiamo deciso insieme io e Laura parla del fatto che i valori della resistenza vanno ereditati senza che nessuno scriva una lettera o un lascito. Laura Seghettini è una delle sette donne in armi. Lei per 60 anni è stata zitta, non ha detto nulla rispetto a quello che era capitato a lei, né tantomeno a quello che era capitato a Facio. Dopo 60 anni, quindi a 80 anni, lei decide di scrivere questa storia per lasciare la sua memoria. Lei finisce di raccontare il giorno in cui riconsegna le armi, il suo fucile, in Piazza Garibaldi. Siccome lei è sempre stata una maestra, ha insegnato finché non è andata in pensione. E ho pensato di ambientare tutto in un'aula scolastica, quindi mi sono cercata dei banchi, ho cercato una lavagna, delle cartine. Questo, ad esempio, è il biglietto che Faccio ha consegnato a Laura la sera prima di morire, perché lo consegnasse alla sua mamma. Qui abbiamo anche i documenti della sua condanna a morte. Questo è il suo verbale. Diventa comandante di questo battaglione che è il battaglione Picelli e qui si conoscono. Dopo qualche mese Faccio appunto attraverso un complotto, credo io, come crede anche Laura, come scrive appunto in questo libro, Faccio viene fucilato dai suoi stessi compagni. Lei decide comunque di rimanere all'interno della Resistenza, diventa comandante della sua piccola formazione. E lì finisce, insomma, arriviamo al 25 aprile. Scendono a Parma e poi c'è la liberazione. Dopo quest'anno lei, passato sui monti, decide di tornare a Pontremoli a fare la maestra, perché evidentemente questo fatto di Faccio non l'ha mai convinta, non ha mai ottenuto delle risposte. E lei racconta questo episodio dicendo: io dopo un anno ho assaggiato il caffè, ho riassaggiato il caffè e non mi ricordavo assolutamente che sapore aveva. E da questo episodio raccontato nel libro io ho deciso di fare il caffè e di fare il caffè per le persone che vengono a sentire questa storia. Adesso ha 93 anni, ha qualche difficoltà a camminare ed è la cosa che le dispiace di più perché lei ha sempre camminato tantissimo nella sua esistenza, non solo quando era sui monti, ma anche dopo, anche quando andava a insegnare nei paesini di montagna, lei andava sempre a piedi.